Bentornati sul canale dove si scherza sulle cose serie e si serieggia sulle cose scherzose per un altro video della serie degli accessori del calibro 12. Oggi parliamo del valigiozzo dove lo tengo. Questo valigiozzo, che è stato ordinato tantissimo tempo fa, ormai non so, almeno 4-5 anni fa a San Marino, e era piuttosto economico, si è rivelato dopo 4-5 anni di qualità piuttosto più che passabile. La plastica, l'ABS è tosto, ha subito un bel po' di maltrattamenti e non ha granché segni. Non c'è l'O-ring, ma c'è una sorta di, come spiegare, allora c'è un labbro a rilievo che è metà su un guscio e metà sull'altro, perché probabilmente i gusci sono tendenzialmente sono identici. Quello che poi li differenzia, che è la chiusura, in realtà anche quella è identica, perché le chiusure sono due su un lato e due sull'altro, quindi sono due gusci esattamente identici che poi accoppiandoli diventano destro e sinistro, ma in realtà se li scoppiate e li guardate non così ma uno sopra l'altro, sono esattamente uguali, quindi hanno fatto economia di scala facendo un solo stampo di guscio che si incastra. Questo comporta che appunto queste, sia le chiusure che questo labbro a rilievo che si incastra in un recesso dall'altra parte, è metà di qui e metà di là. Le gomma piume sono uguali di qua e di là, ovviamente è ben imbottita, è una scatola che non mi ha mai dato problemi. Le cerniere, che sono un punto sempre molto dolente delle scatole economiche, sono di quelle col pernio in acciaio e non si rompono per fatica, di quelle che hanno la plastica piegata, che fa sì che la cerniera non esiste, è un labbro di plastica che si piega, si apre e si chiude e poi per fatica prima o poi finisce per rompersi. Quindi diciamo che per il prezzo che è estremamente valida. Qual è il punto negativo di questo aggeggio? Che hanno messo i buchi del lucchetto sulle chiusure esterne, quindi io chiudo tutto e metto i lucchetti alle chiusure esterne. Vuol dire che ne devo mettere due, perché se io ne metto uno solo, che impedisce, lo metto di qua, impedisce di aprire questo, però le altre chiusure le posso aprire, d'accordo, qui non posso aprirlo e qui rimarrà chiuso, ma se io apro tutte le altre chiusure e forzo, guardate quanto lo posso aprire, ci levo tutto quello che voglio di dentro, armi, munizioni, gioielli, la banda bassotti, tutto quello che ci fosse dentro ce lo levo, anche se non c'è, ce lo invento, ce lo metto e poi ce lo rilevo. Quindi bisogna per forza chiuderla con i lucchetti, il che è un male. Però, a parte questo difetto qui, non vi saprei trovare un altro problema di questa scatola. In più, su questa scatola c'è una figata che ho soltanto io, che mi ha regalato un amico che faceva l'elettricista, fa tuttora l'elettricista, Marco, alias Dr. Zero, che è questa piastrina qui, che veniva utilizzata per fare delle sorte di etichette da mettere sui macchinari, non so se si vede in telecamera, che lui ha fatto apposta per me con Baldovino scritto. È fenomenale, e questa non poteva mancare sulla valigetta dell'arma. Questa ce l'ho da prima della valigetta, sarà 15 anni che ho questa piastrina con scritto Baldovino. Comunque sulla valigetta dell'arma ci sta di gran lusso e è, penso, un tocco di classe che non c'ha nessuno. Comunque questa valigetta sanmarinense, non so se esiste sempre, se esiste ve la linko, perché sinceramente per il costo che aveva sono veramente contento. Però insomma, siccome, ripeto, saranno 4-5 anni almeno che ce l'ho, penso sia stata la prima valigia per armi che ho comprato
E tuttora anche all'interno la gomma piuma, che a volte tende a sfaldarsi, a spolverare, eccetera, è in condizioni perfette. Quindi non c'ho niente da dire su questa valigetta per il prezzo che aveva, che era abbastanza contenuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ancora una volta circondati dagli zombie. Nei video del calibro 12 non ci sono, ma è ovvio, non sono scemi. C'è in giro il fucile, c'è in giro le munizioni, i pallettoni. Loro hanno pensato bene di non oggi di andare da un'altra parte. Sono tutti su YouTube a guardare il canale di Gianni Pirola per vedere se trovano qualche invenzione per farmi fuori. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.